di un saluto molto cordiale al Ministro della Cultura, al Presidente della Regione, ai sindaci di Bergamo e di Brescia, attraverso di loro ai cittadini di questa suggestiva, originale realtà unitaria che da oggi ha l'onore e la responsabilità di essere capitale della cultura per il 2023. Un saluto a tutti i sindaci che in questo teatro grande e a Bergamo rappresentano il territorio di questa straordinaria provincia. Un saluto a tutti i presenti qui a Teatro Grande, a Teatro Donizetti, a coloro che ci seguono con la diretta RAI e attraverso le varie piattaforme. Ringrazio le nostre conduttrici, Laura Squillaci e Veronica Fernandez, e tutti coloro che hanno arricchito questo incontro con il loro talento artistico, dando testimonianza di quel grande giacimento di storia e di creatività che questa terra nel tempo ha sviluppato. La cultura è una grande ricchezza, nasce dalla vita, dalla comunità, dalla natura che ci ospita e poi torna alle persone, alle generazioni successive, come forza vitale, come civiltà, come genio e valore. La cultura non è un ambito separato dell'attività umana, quasi un suo soraggio, è il sapere conquistato dall'esperienza, è il pensiero che si costruisce nello studio, nel confronto, nella ricerca, nel lavoro, è l'emozione di rappresentare la vita, è un arricchimento dei valori che caratterizzano l'umanità. Brescia e Bergamo, che sono un esempio, con le loro virtù civiche di ieri e di oggi, città duramente colpite dalla prima ondata della pandemia, quando un virus aggressivo e sconosciuto ha mietuto nel nostro paese decine di migliaia di vittime, e hanno saputo reagire dando vita e alimentando quel modello di solidarietà che ha consentito di affrontare la crisi. Nell'anno trascorso abbiamo vissuto il sollievo della ripartenza. Le attività economiche, le espressioni sociali, la vita quotidiana hanno ripreso ritmi più consueti. Bergamo e Brescia, tuttavia, non si erano fermate. Innovare, guardare all'avvenire, confidare nella capacità dell'uomo di saper superare le difficoltà, ha dato vita a un percorso concreto che trova oggi sanzione ulteriore con l'avvio di un anno che le vede capitale della cultura. La tenacia è valore di questi territori, così come appunto è la solidarietà. L'agricoltura, l'industria, l'artigianato hanno sempre segnato la labbrosità delle popolazioni di questi territori. E questa è cultura reale, sentimento della comunità ed espressione di buone pratiche di governo che fa comprendere le ragioni delle innumerevoli quantità, dei tanti scrigni di opere d'arte e di ingegno che sono custodite in questi territori. Vi si sommano le case editrici, i centri di ricerca, le fondazioni, i festival, che aggiungono pregio a una trama ricca di paesaggi che sin dall'antichità ha sollecitato soggiorni di artisti ed intellettuali. La cultura, la conoscenza, le arti, in tempi così difficili come quelli che attraversiamo, si ergono ancora una volta come irrinunciabili punti di riferimento. Stiamo vivendo in Europa la tragedia della guerra, che pensavamo e speravamo che fosse definitivamente riposta negli archivi della storia, dopo gli orrori che allora avevamo veduto. Ed è proprio il mettere la dignità
quella integrale della persona al centro di ogni azione che ci porta a stare dalla parte di chi è aggredito, di chi lotta per l'indipendenza e per la libertà. Siamo consapevoli che nella costruzione di una pace giusta, la cultura, nella sua dimensione universale, è chiamata a giocare un ruolo nel colmare le distanze, nel ricostruire rispetto e coesistenza, nell'unire gli uomini. Si tratta di mettere a profitto l'avvenuto ammassare riserve contro l'inverno dello spirito, secondo la definizione di Margherita Jürgener, che l'ha dedicata ai magazzini della cultura, ai musei, alle pinacoteche, alle biblioteche. Ecco, vi saranno tanti eventi e tante mostre in questi spazi a Brescia e a Bergamo, così come i teatri, i cinema, gli ambienti della musica e della danza offriranno occasioni di incontro, di riflessione, di gioia, di bellezza. Riserve di quell'umanesimo che è nel nostro DNA e che abbiamo il compito di arricchire, di diffondere per offrire e consegnare ai giovani un percorso di vita che loro dovranno autonomamente sviluppare. È un segno non solo per l'Italia, ma per l'intera Europa, la scelta di declinare al singolare il titolo di capitale della cultura. Anche Gorizia e Nova Gorizia saranno insieme capitale della cultura europea per il 2025. La cultura è anche coraggio di superare presunti antagonismi, di scavalcare muri, di uscire dagli schemi. Il coraggio di illuminare le città, come indica lo slogan che avete scelto con grande intuizione, è carico di significati. Le città sono sedimento di una storia, ma continuano a vivere, a camminare, a progredire. Non restano uguali a se stesse. Producono luce, si nutrono di luce, propongono mete e valori. I 100 progetti dell'anno di capitale della cultura saranno una grande occasione, anzitutto per i cittadini di Bergamo e di Brescia, perché abita in queste province, in Lombardia. Saranno una grande attrattiva per chi vuole conoscere, visitare le vostre bellezze, condividere la vostra vita, assaporare i vostri sapori, apprezzare i gusti e la sensibilità della gente di questi luoghi. Nell'anno che si è appena concluso, un forte segnale di unità e di innovazione è stato lanciato da una piccola isola incantevole, Procida. La cultura non isola, hanno proclamato. La cultura, infatti, unisce e moltiplica. È una forza dei campanili, quella di sapere unire e non dividere l'energia. Voi accogliete nel nord del nostro paese lo stesso testimone di Procida, a conferma dell'unità che rafforza l'Italia. Quando all'Assemblea Costituente si discusse se inserire la promozione della cultura tra i principi fondamentali della nostra Carta, non mancarono dubbi e qualche resistenza. Ma la Repubblica si assunse solennemente questo impegno, quel compito. E comparve l'articolo 9 della Costituzione. La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione. Vi siete recente aggiunta a difesa dell'ambiente, della biodiversità, degli ecosistemi. Il procedere della nostra storia ha dimostrato quanto il peso e il valore della cultura siano divenuti determinanti per il progresso del nostro popolo. Fu una scelta lungimirante, di grande visione. Lo ricordiamo con riconoscenza a 75 anni dall'entrata in vigore della nostra Costituzione. La cultura è certamente connessa con la libertà di studio, di ricerca, di espressione del proprio pensiero.
Ciò ricorda ancora una volta la Costituzione. L'arte e la scienza sono libere, recita l'articolo 33, mentre l'articolo 21 dispone il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero. Esercizio che Brescia e Bergamo, capitale della cultura, si apprestano a intraprendere, è quindi un grande esercizio di libertà. Riguarderà l'intero paese. L'auguro che rivolgo a Bergamo e a Brescia capitale e ai loro cittadini è di essere protagonisti di un nuovo dialogo con l'intera Italia e che guardi all'Europa. Buon anno di capitale della cultura a tutti, a Bergamo e a Brescia.